Il nuovo centro revisioni effettua la pre-revisione gratuita e la revisione a tutti i veicoli con portata massima di 35 quintali. Auto, moto, quad, ciclomotori, motocarri. Prenotali allo 080 474 49 89 o chiama il 340 94 84 158. Nuovo centro revisioni di Palazzo Giovanni, via Martiri di Marzabotto 2, alla Sciala delle Cozze, a Mola di Bari. Oggi inizia una nuova rassegna voluta dall'amministrazione che rappresento in questo momento e che porto il saluto del sindaco e dell'intera amministrazione. Il sindaco doveva raggiungerci, era rimasto bloccato in ufficio, ma comunque arriverà. La nuova rassegna dei martedì del pensiero. Quest'estate il tema che abbiamo affrontato è stato quello della cultura fa la differenza, dove abbiamo cercato di affrontare tutti i tipi di differenza. Siamo partiti con la città dei bimbi, dove abbiamo incontrato diversi scrittori che hanno presentato diversi libri sulle differenze di cultura, di religione, di tradizione. Abbiamo poi affrontato il tema delle differenze nella nostra regione con l'incontro Radici, abbiamo affrontato il tema della differenza con la presentazione di libri, letture nel borgo antico, abbiamo parlato di differenza nella notte dei poeti e abbiamo pensato a questa rassegna dei martedì del pensiero, eventi che ci saranno di martedì dove potremo incontrare fisici come stasera, affrontare i temi della scienza, della religione e anche temi di filosofia. Il primo incontro ha come tema le nuove sfide della scienza e stasera abbiamo veramente l'onore di avere due grossi esponenti, due docenti universitari. Abbiamo il professor Romeo Pernice, già fisico dell'Agenzia Spaziale Europea, e il professor Guido Pasquariello, che è stato anche presidente di Tecnopolis. Io cedo la parola a Rodolfo Vaccarelli, che voglio ringraziare pubblicamente per aver dato a me in primis e a tutta l'amministrazione questa possibilità, perché grazie a lui noi abbiamo potuto avere i contatti con questi docenti di grande rilievo e quindi abbiamo voluto dare anche a lui la possibilità di essere il moderatore di questa serata e anche delle altre serate, perché è giusto riconoscergli questo. Martedì prossimo ci sarà un altro incontro che avrà come tema scienza e religione e relazioneranno, io non ho molta memoria, Gigi Borzacchini, docente di fisica, aspetta, ce l'ho qua, Luigi Borzacchini, Augusto Garruccio e Don Francesco Mancini, che è il vice parroco di San Domenico, perché affronteremo sia il tema della scienza che il tema della religione. E nella serata ci sarà anche la presentazione del libro di Borzacchini, che parte da San Francesco di Assisi e arriva a Papa Francesco. Io cedo la parola a Rodolfo e ringrazio i relatori di questa serata. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, io devo dire pochissimo, anzi, noi siamo arrivati a questa decisione di parlare della scienza in maniera tale che, come dire, si affronti uno dei problemi che ci riguarda tutti i giorni, che non è soltanto la fisica, c'erano le questioni di chimica, altre cose. Siamo partiti dalla fisica anche perché negli ultimi anni abbiamo avuto alcuni eventi che hanno messo questa branca della scienza all'attenzione di tutti. Il primo è stato che finalmente abbiamo trovato il bosone di Higgs, che era una cosa prevista da una teoria scientifica che poi invece si è realizzata, che ha dato uno sviluppo enorme, una discussione enorme, una svolta alla fisica. L'altra è stata
cioè nel centenario della teoria della relatività generale, abbiamo, come dire, avuto la certezza che ci sono le onde gravitazionali, perché sono state quelle che erano state previste 100 anni fa da Einstein, sperimentalmente le abbiamo trovate. Queste aprono nuove prospettive alla scienza. La scienza, quando chiude una parentesi, chiude non chiude la ricerca, anzi, apre nuove vie alla ricerca scientifica. Ogni volta che si fa questo passo è sempre un'apertura a nuove problematiche. Quindi questo è opportuno che se ne discuta prima, perché, come dire, almeno discutiamo di cose un po' interessanti, oltre ad essere a parlare soltanto di cose di sciocchezze. Ma parliamo di questo anche perché è giusto parlarne, per evitare che la gente si incoglionisca sui social. Grazie, soprattutto complimenti, perché anche l'idea e il nome, Martiri del Pensiero, è proprio una cosa interessante e bella. Vi devo deludere, non sono un docente universitario, sono un ricercatore del CNR, sono stato presidente di Tecnopolis. Allora, sì, molte cose. Parlare di scienza poi vuol dire parlare di cultura, vuol dire parlare di visione del mondo, di interrogarsi su che cos'è il mondo, cos'è la vita e cose di questo genere. Quindi, secondo me è importante farlo. È importante farlo anche perché, per esempio, chi ha visto ieri sera, credo, la trasmissione di Iacono, presa diretta, ha questo elemento. Stranamente, proprio in un momento in cui tutti quanti diciamo che nella scienza e nelle applicazioni tecnologiche, che non è proprio la stessa cosa, è l'uscita dalla crisi, gli investimenti in cultura, siamo in un paese strano, perché è l'unico paese, questo insomma, europeo, ma credo quasi mondiale, insomma, in cui gli investimenti in ricerca diminuiscono il numero di laureati, diminuiscono il numero di docenti universitari, diminuiscono il numero di ricercatori universitari, ed è una cosa stranissima questa, è veramente in controtendenza, ed è una cosa che credo che sarà pesante per lo sviluppo di questo paese. Insomma, investire su un'università vuol dire investire nel paese fra 20 anni, un po' come Romeo che lavora nell'agenzia spaziale. Nell'agenzia spaziale, quando si lavora nello spazio, è molto interessante, cioè uno inizia adesso un progetto che poi andrà in esecuzione fra 20 anni, 30 anni. Se pensiamo adesso che c'è il volo di Rosetta, si pensa di missioni che hanno veramente una ricaduta, cioè che partiranno fra molto tempo e quei risultati si avranno fra molto tempo. E quindi ragionare a una lunga prospettiva è una cosa tipica della scienza. E ragionando a una lunga prospettiva, capire che non capire l'importanza della scienza è pericoloso per il paese, ma non soltanto per difendere diciamo, una categoria, ma proprio una cosa che cosa. Anche perché, come dicevi tu, c'è una ventata di antiscientificità, l'abbiamo visto per esempio su questa storia dei vaccini, l'abbiamo visto su una serie di cose, e l'abbiamo visto, ahimè, per esempio, stranamente, una tecnologia, l'introduzione di una tecnologia, se non è ben guidata, se non ben compresa, non è detto che sia una cosa in positivo. Sicuramente l'informatica, i social network, la possibilità di diffondere, di connettersi è una cosa importante, però è pericolosa. Però ci sono degli studi seri, su questo ne parleremo, come evoluzione prospettive. Ora come ora, le caratteristiche di diffusione di una bufala, cioè di una cosa completamente falsa, o di una nuova ricerca scientifica,
hanno le stesse, proprio le stesse caratteristiche, cioè si diffondono con lo stesso tempo di risalita, decrescono nella stessa maniera. Cioè noi adesso, se uno ci viene a dire che non so, i vaccini fanno male, oppure se avessimo un novello Einstein che trovasse una nuova teoria della relatività, la tecnologia ora come ora potrebbe, se non ben governata, potrebbe dare la stessa valenza alle due cose. Cioè è una situazione agghiacciante da questo punto di vista, e per questo, per governare le innovazioni tecnologiche che ci sono, che sono evidenti a tutti quanti, è importante però affrontare queste cose con una maggiore coscienza, una maggiore conoscenza, e quindi con una ripresa delle tematiche scientifiche. Prospettive della scienza. C'è un articolo uscito ultimamente sulle scienze, è difficile dire, perché ci sono quelli che hanno una visione completamente ottimista, quelli che hanno una visione completamente pessimista. Tu hai fatto due belli esempi, le onde gravitazionali. E vabbè, signori, cioè, noi abbiamo, trascinando sul fatto che l'apparato italiano, quando è arrivata finalmente l'onda, non funzionava perché non c'erano i soldi per la manutenzione, ma questo è un altro discorso, è un altro discorso. E un altro, però è indicativo di questa cosa. Questo è un paese, noi abbiamo investito decine e decine di milioni su quella strumentazione. Quella strumentazione era presente negli Stati Uniti e in Italia. Quando c'è stato l'evento grosso, questa cosa mostruosa, incredibile, bellissima, in questi due buchi neri che sono collapsati e quindi hanno generato questa onda gravitazionale, tanto tempo fa. Questo è un altro punto. Quando si discute di scienza, è chiaro, cambia completamente gli scenari e le prospettive. Le distanze diventano distanze immense, i tempi diventano tempi immensi, e questo ci aiuta anche a capire che le cose, cioè a dare un giusto valore alle cose singole nostre, che sono quelle che sono. Vabbè, allora è indicativo di questo paese, spendiamo decine di milioni per avere un apparato sperimentale, poi quando c'è l'evento l'apparato sperimentale è fermo perché non c'erano i soldi per la manutenzione. Questo ricorda cose più generali. Vabbè, stavo dicendo questo. Ecco, sì, chiaramente questo è l'anno, è stato l'anno del bosone di Higgs, è stato l'anno delle esperienze di Newtini, è stato l'anno della verifica sperimentale sulle onde gravitazionali. Però le onde gravitazionali, Einstein, hai ragione tu, l'aveva previste nella relatività generale del 1915. Non so se essere completamente pessimista, completamente ottimista. Sicuramente ci sono un momento adesso di grossi avanzamenti tecnologici, e altri se ne possono prevedere. Sicuramente il campo dell'osservazione dell'universo è un campo importantissimo. Noi adesso, attraverso anche una serie di strumentazione messa in via sullo spazio, noi abbiamo una conoscenza, non una conoscenza, una capacità osservativa di quello che succede nell'universo, che è molto maggiore. E questo, per esempio, richiama la capacità di cominciare ad affrontare questo problema, la materia oscura. La scienza ti aiuta a capire che quello che impari, che fondamentalmente conosci poco. Noi adesso abbiamo una grossa conoscenza di ciò che c'è intorno, ma ciò che c'è intorno è una piccola parte di tutto del resto. La materia oscura, di cui abbiamo poco, sappiamo poco, conosciamo poco, è il 90% della materia. E chiaramente questo sarà uno sviluppo grossissimo. E sicuramente le capacità osservative, anche essenzialmente spaziali, perché poi gran parte della fisica delle alte energie ha anche una fisica, diciamo, che parte dallo studio delle radiazioni emesse dagli astri, di questo genere, questo ci aiuta a capire. Sicuramente, dal punto, se io dovessi indicare tre grossi momenti
di sviluppo tecnologico a un momento e che avranno delle conseguenze, io penserei a tre cose: la conoscenza dell'universo, lo sviluppo delle tecnologie genetiche, quello che si chiama geni, la manipolazione dei geni, che ormai a un livello, noi ormai riusciamo a intervenire, noi insomma chi lo fa, riusciamo a intervenire nella modifica delle singole componenti del DNA, che ha una valenza enorme, non indipendente positiva o negativa, ma ha una valenza enorme. E siamo in un campo di sviluppo di quelle tecniche collegate all'informatica, e quindi alle reti, eccetera, che è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, dato che io sono fisico, tra l'altro siamo tutti e due fisici di provenienza, ma e poi abbiamo non cambiato destino, ma ci siamo specializzati in campi diversi. Io più sulla ICT, sull'informatica, lui sulle attività spaziali. Questi nostri fisici non servono molto, però sono disponibili a cambiare. Non flessibili. Dopo tutto anche Einstein lavorava all'ufficio preso. Allora, intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è sicuramente lo sviluppo di robot, ma vedete, ci stiamo avviando in situazioni di macchine che si guidano da sole. Oggi è stato lanciato in Olanda la sperimentazione di battelli che si muovono da soli. C'è ormai un'esplosione dei droni, ma i droni non è soltanto il giochetto di quelli che usano per fare la ripresa così, ma sono potenzialità di impiego che sono mostruose. Per esempio questa idea, no, di avere dei droni piccoli come gli insetti, di avere sciami, migliaia di questi oggetti che tu controlli, guardi, ti permettono una serie di possibilità di sviluppo, di applicazione, con oggetti piccoli ma intelligenti che quindi si coordinano, si muovono, eccetera. Non sia un'applicazione del bene e del male, perché chiaramente le applicazioni militari saranno, però sono già notevoli in questo campo. Ma soprattutto c'è un campo dell'intelligenza artificiale e quindi che ha uno sviluppo molto forte, che potrebbe avere uno scenario che forse già ce l'ha, che è quello della capacità di connettere, di accedere a fonti, a dati, a informazioni.